Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui unboxeremo quattro nuovi giochi. Ma no, non così, devi essere veramente più sciolta. Si vede che ti sei preparata, più sciolta, più sciolta. Io così, bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo... Sì, ma tu te lo prepari, sto bella ragazzi. No, io non me lo preparo. Ok, ma... bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui unboxeremo quattro nuovi giochi solo per voi. E alla fine ci saranno due sponsorizzazioni speciali, quindi guardate tutto il video. Bravo. Ciao. Lei è l'Erica, ragazzi, è la mia fidanzata, stiamo insieme da un sacco di tempo, ma a voi di queste cose non ve ne frega, quindi puoi salutare, manda un bacio ai miei cari amici e esci da questa stanza, cavati, via, ciao, brava, ciao, bella. Il primo è... Brink. Allora, tutti mi hanno detto che fa schifo, che fa cagare, che fa vomitare. E allora io ho detto, io me lo compro e poi dico la mia. Quindi adesso andiamo a scartarlo, se ce la faccio. Ok, subito così. Ah, ok, volevo far notare comunque, cioè, 9,90€. Quindi diciamo che un prezzo decisamente basso. L'ho preso soprattutto anche per la copertina, perché questo qui è abbastanza figo e anche la copertina dietro è molto molto sbura. Beh, comunque vedete, skin del disco molto ben fatta, un libretto con questo figone qui con la pistola molto bello e fatto molto bene. Guardate, beh, tutto in azzurro, però... però con le immaginine ti spiega molto bene. Interessante anche la skin di dietro della copertina. Ci metto tutte e due le mani così si vede meglio. Dove si combattono le due fazioni. Gioco della Bethesda, Bethesda e Peggy 16 eccetera. Basta, finita. Questo è il primo gioco che ho acquistato alla Comet, qui a Faenza. Secondo gioco acquistato qui la Comet, ragazzi, Dead Space. Costo 15€, l'ho voluto comprare perché avevo bisogno di qualcosa di adrenalinico. Gioco della EA ed ha vinto il premio della critica alle 3, non so quale, 2008? Non lo so, non so quando è uscito precisamente questo gioco. Dead Space, me l'hanno consigliato in molti, in tantissimi, anche se mi hanno detto che veramente fa cagare nelle mutande, veramente cagare nelle mutande. Ovviamente dovrò reperire il 2, qui intanto vediamo un libretto della EA incredibilmente fatto meglio del solito, cioè ragazzi, guarda quante pagine, tantissime, mamma mia. Stupito dalla EA, stupito. Disco di gioco fatto molto bene, Dead Space. Vabbè, terzo gioco, andiamo veloci che sono qui, Bioshock 2. Ovviamente questo lo giocherò dopo aver giocato il primo, perché sennò mi rovino il gusto. Bioshock della Bioshock 2 della 2K Games. Andiamo a spacchettare anche questo, ragazzi, tutto nuovo, Questo pagato da Amazon 9€. 9€. Cioè, 9€. Peggy 18. Il seguito, qui c'è scritto il seguito del gioco dell'anno. Bioshock 1, ovviamente. Praticamente qui noi saremo un Big Daddy. E io non so più niente, perché io non ho giocato il primo, non so niente. Però abbiamo un libretto della 2K Games, veramente è un malloppo tanto, cioè è tantissimo. Tutto a colori, spiegato benissimo, complimenti, mi piacciono questi libretti. Danno quel tocco in più alla collezione del videogioco. Skin fatta molto bene. E purtroppo però mi hanno detto che è un po' una accoppiatura dell'1. Quindi probabilmente quando comprerò l'1... lo giocherò, poi farò passare un po' di tempo e giocherò il 2, perché forse dopo mi rompo un po' i coglioni. Ok,
credo, non lo so, io farò così. E adesso ragazzi passiamo al pezzo forte. Videogioco veramente un po' così, non cagato da nessuno, mi dispiace molto perché io appena ho visto qualche notizia così mi sono veramente esaltato e ho voluto acquistarlo, anche questo su Amazon a 45€. E stiamo parlando di Ryzen 2 Dark Waters. Il primo capitolo è uscito su PC. Io adesso lo scarto. Io purtroppo non ho giocato il primo capitolo, ma questo qui mi ha veramente stupito per le potenzialità, sembra. Gioco della Piranha Bytes e Deep Silver. Deep Silver sarà ricordato abbastanza male per Dead Island, quindi molti sicuramente non si fideranno più. Praticamente è un gioco di ruolo incentrato praticamente sui pirati. Combatti creature giganti che dimorano le profondità degli oceani. Recluta altri pirati ed esplora isole misteriose. Diventa un maestro nell'uso di spade, armi da fuoco e voodoo, utilizzando un sistema di combattimento dinamico. Praticamente puoi fare un casino di cose. Tu qui sarai un pirata. Intanto vi faccio vedere un po' così. Sarai un pirata che può andare in giro per tutto questo mondo reclutando altri pirati, ma ovviamente nel suo cammino ci saranno, intanto qua vi faccio vedere il libretto, ci saranno molti nemici, soprattutto colossali, che terranno tutto lo schermo di gioco, e altri popoli che noi dovremo sconfiggere o metterci addirittura dalla loro parte. Ma quello che mi ha stupito è che ci sono diversi modi per arrivare alla fine dell'azione, del gioco. Si potrà utilizzare la magia voodoo, scatenare la potenza esplosiva delle armi da fuoco, si potrà esplorare, ci saranno tesori da cercare, veramente questo qui è un gioco che mi ha stupito. Quindi Ryzen 2 ragazzi Dark Waters, fantastico, preso su Amazon da 45€, non so se l'ho già detto. Quindi ragazzi, questo unboxing così proprio nuovo di pacca, dove abbiamo il primo titolo. Oh madonna mia, ma perché mi cadono sempre i giochi? Abbiamo Brink, abbiamo Dead Space 1, abbiamo Bioshock e abbiamo il non più nuovo Dark Waters Ryzen 2. Quindi ragazzi, ricordatevi questi giochi, vi farò sapere. Ma adesso, finito questo unboxing, vi volevo appunto fare due sponsorizzazioni. Ma vabbè, andiamo. Intanto vedete lo sfondo, diamanti che abbraccio buffone, però vabbè. Allora, il primo canale che volevo sponsorizzare è il canale di, avete ben visto, Crazy Fuel Gamers. Porca miseria. Sono due ragazzi, Ermal e Simo, che fanno video sopra, a parte vabbè, i videogiochi, ok. Fanno principalmente unboxing, vedete, acquisti videoludici, fanno vlog, ma soprattutto anche molti unboxing. Hanno 610 iscritti, però non si sa mai che qualche mio iscritto non si è iscritto al suo canale. Quindi io vado a sponsorizzarlo. Bravi Crazy Fuel Gamers. Ovviamente il link sarà in descrizione. Il secondo canale è quello di Lolkheim. Un ragazzo veramente simpatico. Anche lui ormai ha tanti iscritti, quasi 800. E lui fa molti vlog, ma anche gameplay, fa molti vlog e riflessioni su vari giochi. Infatti gli ultimi due sono riflessioni su Star Ocean e riflessioni su Castlevania Lords of Shadow. Ha il suo TG Nerd, dove ci rende partecipe di qualche notizia, magari, che noi non conosciamo, che ha reperito sul web. E quindi ragazzi, Lolkheim ha un canale che vi consiglio, mi raccomando, andatevi a iscrivere e diteli che vi ho mandato io. Ragazzi, il video di oggi finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace per i videogiochi che ho comprato. Lasciate un mi piace per tutto questo ambaradam che ho montato su. Un commento, un consiglio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.